Non sarà una svolta storica, ma l'intesa sul ricollocamento dei migranti segna un cambio di passo importante per i paesi dell'Unione nella politica dell'emigrazione. Il Consiglio europeo ha approvato la proposta promossa dalla presidenza francese di un nuovo sistema di redistribuzione di 10.000 migranti, ha annunciato la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, sottolineando che il nuovo piano ha trovato l'adesione su base volontaria di molti paesi. Per ora sono 12 le nazioni pronte ad accogliere per almeno un anno i migranti che sbarcano sulle coste di Italia, Spagna, Malta, Grecia e Cipro. La richiesta di condividere i flussi migratori partiva proprio dai 5 paesi mediterranei, che come l'Italia si trovano a far fronte a numerosi sbarchi quasi quotidiani, soprattutto durante i mesi estivi. Dall'inizio dell'anno sono stati oltre 21.000 i migranti censiti dal Viminale. Con le nuove norme l'Italia sarebbe sgravata da 3.000 ricollocamenti, una quota bassa, ma in ogni caso un primo segno di solidarietà. Il nuovo piano prevede il coinvolgimento di molti più stati rispetto agli accordi di Malta di 2 anni fa. Inoltre è più vincolante e struttura meglio l'accoglienza, prevedendo tra l'altro l'obbligo per i paesi che non ospitano di contribuire economicamente alle spese degli stati di primo approdo. Perché è la prima volta che si parla effettivamente del principio di solidarietà unita al principio di responsabilità e quindi siamo fiduciosi che ci sia un grande un aspetto positivo anche nelle politiche future dell'immigrazione. Anche paesi extra Unione Europea ma dell'area Schengen come Norvegia e Svizzera possono partecipare. La prima avrebbe già dato segnali di interesse. L'accordo prevede 2 punti fermi, la solidarietà e la responsabilità. Con la redistribuzione dei migranti molti paesi europei sono solidali con i 5 mediterranei, i quali però devono essere responsabili del controllo alle frontiere con la registrazione, comprese le impronte digitali, di tutti gli arrivi. Informazioni che finiranno nel database comune Eurodac, fondamentale per le richieste di asilo ma anche per limitare i cosiddetti movimenti secondari in Europa. Importante è stato il riconoscimento per l'Italia del lavoro di ricerca e soccorso in mare. Dell'accordo beneficeranno non solo i rifugiati, ma anche chi parte per ragioni economiche.